Siamo qui con Raffaele Trimboli che ha scritto il suo nuovo libro che tratta, diciamo, una realtà mediterranea che non possiamo, diciamo, negare. Ecco, ti volevo chiedere quanto c'è di autobiografico all'interno di questo testo e quanto invece tu hai dovuto, cioè quanto sforzo invece immaginario c'è stato. Beh, direi autobiografico 70%, finzione 30%, però mi piace pensare che della parte autobiografica abbia creato un po' un Picasso, cioè abbia preso le persone che io frequento, le persone a cui voglio bene, le abbia scomposte e ricomposte sotto nomi di altri personaggi, quindi in realtà nessuno può identificarsi in ciò che c'è. Però sono tutte cose che io ho visto veramente, sono parole che io ho sentito veramente pronunciare da me e da altre persone, quindi sì, anche molto autobiografico. Ma io amo guardare anche ciò che conosco con gli occhi sempre nuovi. Mi piace guardare ciò che ho attorno come se non l'avessi mai visto, e quindi cogliere sfumature diverse, cogliere un colore che prima non conoscevo, un odore che prima non conoscevo. Infatti, al di là delle descrizioni, come dire, visive, gioca molto con le descrizioni olfattive e sonore anche il libro. Ed è questo, non è che rende tanto l'idea della realtà e della dinamicità dei posti. Sì. E tra i personaggi che hai creato, qual è quello a cui sei più legato, ecco? Beh, difficile dirlo, difficile dirlo. O che ti Diciamo, sta più simpatico. ma guarda, forse il più simpatico è Marco. Più simpatico mi fa proprio tenerezza Marco, perché Marco è una persona che avrebbe bisogno di chiunque noi. Se invece penso a quello che forse mi è più vicino come ragionamenti, come modi di fare le cose, Tancredi è forse quello che più ricalca i miei aspetti nel fare le piccole cose, cioè nei piccoli gesti quotidiani.